Il Real Rimini volta pagina con una classifica precaria e un derby da giocare domenica 10 ottobre sul campo del Forlì. Il presidente Danilo Pratelli ha deciso di dare la cosiddetta scossa all'ambiente esonerando Maurizio Neri. Il nuovo allenatore è Agostino Iacobelli, che martedì ha diretto il suo primo allenamento a Torre Pedrera. Iacobelli, ex centrocampista centrale, ha vestito le maglie di Cremonese e Piacenza in Serie A. Da allenatore, dopo aver fatto da vice a Vincenzo Guerini, ha diretto Sansovino, Vispesaro, Ancona e Cuoio Pelli Cappiano. Quindi il Real ha mostrato dei problemi di amalgama in questo inizio di campionato, si tratta ora di formare una squadra, un gruppo che Neri forse non è riuscito a formare. No, ma lì non è questione di amalgamare il gruppo, non la squadra in alcune, io l'ho vista 2 o 3 volte e altre prestazioni mi ha fatto una grandissima impressione, perché io con Rimini in casa obiettivamente ha giocato meglio il Real secondo me, poi l'ha persa purtroppo, però se devo valutare le squadre, purtroppo domenica, da come mi hanno detto, c'è stata proprio una debacle della squadra, proprio a livello caratteriale, e la società ha preso questa decisione. Cosa risponde a chi dice che appunto i giovani della squadra non sono all'altezza ed è anche quelli invece più diciamo con esperienza sono troppo logori? Ma rispondo che i giovani ne devi avere nella rosa minimo 8-9, ma su 8-9 è normale che 2 o 3 possono essere non pronti. Per quanto riguarda gli anziani, avere di anziani come perlomeno nella giornata di ieri che ho visto, perché gente come Giulio e altri che tirano il gruppo, i giovani dovrebbero pigliare da esempi da questi qui, non da altri esempi negativi. La tattica quindi da qui in avanti? Ma di là dei numeri, a parte sono riuscito a provare poco perché siamo in tanti e allora secondo me si sta troppo sul campo, a me non piace molto. Prima cosa è in questo campionato bisogna correre tanto, avere tanta grinta, come dicevo prima, palla mia, tua, deve essere sempre mia, e allora poi al di là dei numeri vedremo di aggiustarci, bisogna anche che valuto bene le caratteristiche dei singoli giocatori. Però io stamattina leggevo un giornale nazionale, mettevano le favorite delle 6 o 7, noi non c'eravamo, quindi ad oggi, come dicevo prima, noi siamo nei play-out, io sono molto realista, quindi ad oggi questa è una squadra che sta nei play-out, ora tanto bene, va bene, spesi tanti, però ad oggi la realtà è questa, noi siamo nei play-out, prima ci tiriamo fuori, perché poi diventa, avere molte volte queste squadre con i giovani, poi qui è una piazza molto tranquilla, alla domenica non è che ci sia l'ultra che se perdi ti aspetta fuori, qui si perde, poi tranquillo, si va a casa, martedì ti ritrovi. Io sono un uomo del sud, quindi ho provato tante di quelle esperienze a livello personale, quindi a volte bisogna stare attenti, prima ci tiriamo fuori da certe situazioni e poi dopo si può cominciare a ragionare, però ad oggi la realtà dice che il Real Rimini è in difficoltà, è nei play-out. In questo momento la squadra, dopo la prestazione di domenica, ha dato, secondo me, segnali inequivocabili che ci fosse bisogno di una scossa. Una scossa che io credo debba dare fortemente una persona con le caratteristiche del mister Iacobelli. Spero, credo di aver fatto la scelta giusta. Poi in questo ambito parlano sui risultati, quindi è inutile che io stia a chiacchierare a lungo su questa cosa. Quello che è determinante è la mentalità. Io non sono disposto a rimangiarmi quello che ho detto, tanto la faccia alla fine è la mia, ma non sono disposto ad accettare una squadra senza mentalità, senza grinta, senza cattiveria in campo. Non voglio che questa società rappresenti me, non voglio che questa squadra rappresenti me e altrettanto non voglio che rappresenti le persone che hanno simpatia per questa squadra, che si avvicinano a questa squadra per curiosità, per tifo, per sponsorizzazione, a qualsiasi livello ci si avvicini a questa società, voglio che rappresenti uno spirito positivo e vincente.